Sei stanca della mancanza di precisione della tua bilancia pesa ingredienti? Allora semplificati la vita da così a così. La Cecotec infatti mi ha inviato questa bellissima bilancia digitale. Guarda che bella che è. Che funziona senza batterie. Ebbene sì, è questa la rivoluzione di questa bilancia. Infatti basta solamente girare la manovella per ricaricarla, ma andremo a vedere il suo utilizzo nelle clip successive. Infatti andrò a preparare una buonissima ciambella al caffè fatta con gli albumi. Ma prima ti vado ad elencare le altre specifiche di questa bilancia. Supporta fino a un massimo di 8 kg, quindi a voglia. Poi ha la funzione di calcolare le calorie di ben 7 alimenti, che sono illustrati sul display LCD della bilancia. Quindi se sei a dieta o attenta all'alimentazione, questo piccolo gioiellino ti sarà utilissimo nelle tue giornate. La superficie, come vedi, è in vetro temperato, il che la rende anche molto bella esteticamente, quindi la puoi lasciare direttamente sul piano della tua cucina e farà la sua bella figura. Grazie poi ai suoi 4 sensori, permette una misurazione più precisa. Poi dispone dell'interfaccia unità che ti permette di cambiare la misurazione tra grammi e ml. Inoltre la dicitura Tara ti consente di effettuare diverse misurazioni simultaneamente. Io direi che ho detto tutto, quindi ci trasferiamo in cucina per metterla all'opera. Per prima cosa accendiamo la bilancia ruotando la manopola e qui ti segnala la batteria. Adesso vado a prendere il contenitore della mia vecchia bilancia e lo vado a posizionare sopra. Vado a ripristinare Tare e va a zero. E poi ci verso la farina. A me ne servono 300 grammi. Perfetto. Primo ingrediente pesato. Cliccando sul simbolo della spiga, mi dice le calorie, che sono 1346. Poi mi devo pesare 50 grammi di zucchero. Ok, 58, va benissimo. Poi 150 ml di olio di semi. Io già ho il dosatore, vediamo se è giusto. Visto, 156, preciso, e seppure spento, ma è preciso. Allo stesso modo, 150 ml di caffè. Però io voglio gli ml. No, ml, 76 ml. Water, no, non è acqua, ma è caffè con olio, quindi però la bilancia si è confusa perché sono un insieme di liquidi. Lei i liquidi forse le intende come acqua. Do una ripulita alla bilancia perché ho fatto un disastro. Anche facilissima da pulire. Allora, poi 75 ml di latte. Però come vedi, mi sta pesando tantissimi liquidi, latte, olio e caffè in più volte, in più riprese. Questo è veramente comodo. Invece di sporcare tanti contenitori, ne usi solamente uno e via. Ho messo da parte la bilancia ed adesso possiamo iniziare con la preparazione della ciambella. Versiamo farina e zucchero in una ciotola con una bustina di lievito per dolci. Diamo una mescolatina. Poi uniamo a filo gli ingredienti liquidi. Buon profumo di caffè. Questa è una ciambella che si prepara veramente in 4 e 4 8 ed è perfetta.
per la colazione e la merenda. Ora mi devo pesare i restanti 50 grammi di zucchero perché li devo andare ad unire agli albumi che devono essere montati a neve. Verso lo zucchero nella ciotola della planetaria, rompo le uova e divido i rossi dai bianchi e li incorporiamo dal basso verso l'alto per non farli smontare. Questo passaggio è importante per far lievitare bene il dolce, perché il composto deve acquistare aria. Questo è un buon modo per non buttare gli albumi che magari ti avanzano nel frigo, perché in cucina, come sappiamo, non si butta via mai niente. E per il principio che ti ho appena detto, voglio aggiungere il fondo del caffè della moka all'interno dell'impasto, perché è commestibile, quindi va ad aggiungere ancora di più l'aroma del caffè. Questo è un passaggio opzionale, però secondo me ci sta. Ed ecco fatto, adesso trasferiamo questo popò di impasto all'interno di uno stampo a ciambella imburrato ed infarinato. Se vuoi puoi arricchirla anche con gocce di cioccolato, volendo. Livelliamo la superficie e cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Fai sempre la prova a stecchino per verificare se è cotta. Ma guarda che morbidezza, è veramente favolosa. Scrivimi nel tuo commento se questa versione con i soli albumi ti piace. E per mantenerla come appena fatta, è logico che andrò ad usare la macchina sottovuoto sempre della Cecotec. Trovi la review sul canale. Ok, test superato, mi sono trovata veramente bene a preparare il dolce con questa bilancia. È veramente pratica, intuitiva e facile da usare. Per acquistarla anche tu ti lascio il link giù nell'info box, quindi nella descrizione e nel commento in primo piano. Te la consiglio vivamente anche perché non è ingombrante e vedrai che la potrai appoggiare ovunque. Bene, spero che questa video review / video ricetta ti sia piaciuta. Ringrazio ancora una volta la Cecotec per la gentilezza e la cortesia che hanno nei miei riguardi, per avermi inviato questo utensile. Se non vuoi perderti altre recensioni riguardanti questo marchio e altre leccornie, ti ricordo di iscriverti attivando la campanellina tutte, di regalarmi un like e di condividere il video su tutti i tuoi social. A presto!